bancario più 2,65, ieri ha fatto un più 3, quindi si prosegue con un forte, forte rialzo. Il segnale che è arrivato oggi è importantissimo sul comparto bancario. Se rispettato, se confermato in chiusura di settimana, darebbe il via a una reale ripresa da parte dei titoli bancari per il settore, dei titoli bancari italiani. Nel breve termine ha rotto la congestione a ridosso dei 15.000 punti, l'area di resistenza di breve sotto quota 15.000. Lo vedete a che prezzi stiamo battendo, l'indice sta battendo adesso. Il che mi dà un segnale molto molto positivo. Vediamo quello che succede, monitoriamo adesso osservate speciali le banche italiane, una l'abbiamo già inserita nel portafoglio, mi attendo probabilmente una fase di ritest dei 15 per la prossima settimana da cui poterci effettivamente provare a posizionare long su altri titoli del comparto. Ovviamente il livello di supporto dinamico in area 14.500 darebbe l'inversione al ribasso e negherebbe tale view fortemente bullish, fortemente rialzista. Attendiamo quello che può accadere nelle prossime sedute di borsa e soprattutto vediamo, importante sarà vedere una conferma sopra i 15.000 punti per la chiusura di questa settimana di contrattazione. Banca Popolare dell'Emilia Romagna e poi vado a vedere Mediobanca che oggi è un po' venduta, è l'unica banca che sottoperforma fortemente il listino. È il proprio indice, Mediobanca, no, parliamo di Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha già dato una conferma di forza e di acquisti poderosi con la rottura di area 6,50 euro, 6,45 euro. Lo vedete, è stata richiestata anche il giorno 11, ieri forte a lungo, adesso stiamo raggiungendo il livello psicologico dei 7 euro per azione. Può proseguire questo forte trend ascendente. Scusate un attimo, i dati non mi arrivano in piattaforma, ditemi se vi arriva l'audio, il video bene, che se no mi fermo un attimo. Vedo che la piattaforma inizia a darmi dei problemi di connessione internet. Niente, vi stavo dicendo, se si va a violare questo livello psicologico dei 7 euro per azione nella giornata attuale, il titolo avrebbe poi come possibile prosecuzione, come target possibile al rialzo successivo, il livello 7,98 euro. Importantissimo e ancora lontano dai livelli attuali. Quindi comunque si avrebbe un ulteriore potenziale rendimento entrando adesso possibile del 10-12%. Da catturare per le prossime settimane. Sarà importante, ve lo ripeto, vedere una chiusura di Milano per la seduta attuale rispettando i 21.000 punti e mantenendosi a mio avviso anche in quest'area di prezzo, 21.200 sarebbe il massimo. Intesa San Paolo molto forte, un bancario sopra i 15.000, questi tre fattori confermerebbero la pressione rialzista, una possibilità di prosecuzione della pressione rialzista e quindi una prosecuzione degli acquisti su tutto il comparto. Monitoriamo quello che accade nella seduta attuale, i prezzi ci dicono questo e stiamo commentando appunto il settore che sta trainando fortemente oggi l'indice. Anche se vedete Enim più 1, Saipem più 1, gli energetici sono saliti bene, anche Enel guadagna lo 0,90, ma non sono queste quelle che stanno tirando. Quelle che tirano, lo vedete, i primi titoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i primi 7 titoli del listino sono tutte banche oggi. Il nostro paniere, lo sapete, è molto sovraesposto sul comparto bancario, il paniere principale, quindi bisogna seguirle attentamente. Osservati speciali per la prossima settimana sono loro. Importante sarà analizzare il FTSE bancario come indice, fino a quando manterrà i 15.000 punti, probabilmente si può confermare una nuova ondata di forza rialzista, ci si può attendere una nuova ondata di forza e quindi di acquisti sui titoli del bancario italiano. Monitoriamoli. Andiamo a vedere l'unica banca che oggi perde un po', notizie societarie incidono un po' sull'andamento del titolo, ma ripeto, questa a differenza di tante altre banche, era ben impostata già da parecchio tempo, è piaciuta molto sui conti, i dati di bilancio sono usciti bene, almeno i preliminari, il titolo archiviato bene, guardate comunque ha raggiunto gli 8 euro, quindi ha fatto già un target interessante, siamo a prezzi interessanti sul titolo, già si è raggiunto un prezzo elevato, adesso effettivamente io monitorerei nel brevissimo il supporto dinamico, se effettivamente, ripeto, il titolo adesso ha raggiunto gli 8 euro per azione nella seduta di ieri. Se effettivamente il titolo dovesse andare a chiudere nella settimana prossima, al di sotto di quota 7,50, quello potrebbe essere un segnale di indebolimento sul titolo Mediobanca.
è l'unico che monitorerei così, al contrario, fino a quando ci si mantiene al di sopra di 7,50-7,30, il titolo non è da vendere, è sempre da seguire al rialzo e il successivo target da monitorare rialzista è proprio quota 7,50 a 50 centesimi dai prezzi attuali. Perché dico questo? Perché comunque il titolo, a differenza di altri che abbiamo visto, vedi Unicredit, vedi le popolari, lasciate stare quello che è accaduto adesso con il decreto legge sul voto capitario. Comunque nell'anno 2014, nella seconda parte dell'anno 2014, avevano aggiornato minimi decrescenti da ottobre a gennaio 2015, mentre questa banca, come banca, l'unica delle popolari, come Banca Popolare di Milano e Intesa San Paolo, non erano mai andate a violare i minimi di agosto 2014. Ricordate inizio agosto quando ci fu quel forte storno delle quotazioni sulle banche italiane? Beh, Banca Popolare di Milano, Intesa San Paolo e Mediobanca, se ci fate caso, almeno per il paniere principale, erano le uniche tre banche che avevano rispettato quei livelli di prezzo. Lo vedete? Agosto, ottobre, dicembre, gennaio, addirittura minimi crescenti rispetto a quelli precedenti e quindi da lì strappo rialzista delle quotazioni. La rottura di che livello ha fatto partire una reale dinamica di acquisti? Dei 7,60 euro. Da questo livello di prezzo è partito il forte apprezzamento, lo vedete dal 16 di gennaio che si è violata l'area dei 7 euro per azione, il titolo ha proseguito fortemente il rialzo e adesso ha raggiunto anche un target importante a ridosso degli 8 euro per azione. Ora, fase di stabilizzazione delle quotazioni, non vedete, nonostante tutto il titolo non allunga ulteriormente il rialzo, anche se effettivamente ha corso molto. Monitorerei adesso un potenziale canale parallelo rialzista, la rottura degli 8 euro dei massimi di ieri, in sostanza, potrebbe portare alla prosecuzione degli acquisti e a una forte accelerazione tale da farci attendere nella prossima ondata di acquisti per la settimana prossima, se effettivamente avverrà, il test di quota 8,50 euro. Al contrario, per l'uscita, se lo avete in portafoglio, monitorerei i 7,50 euro, 7,30 euro come area supportiva intermedia, il primo supporto intermedio valido da monitorare è questo, sono i minimi raggiunti il 9 di febbraio. Detto del bancario, andiamo a vedere adesso gli energetici, anche questi in forte spolvero oggi, guadagnavano meglio, andiamo ad analizzare Eni, dove noi abbiamo iniziato a fare una copertura short la settimana passata, sulla fase di debolezza che stava caratterizzando la settimana, che stava caratterizzando il petrolio in questa settimana. Adesso il titolo, lo vedete, ha violato il dinamico, il primo dinamico, ha ritestato quota 15 e da qui sta rimbalzando. Ieri è rimbalzato bene, monitoriamo adesso la chiusura attuale. Se effettivamente il titolo non ce la dovesse fare a ritornare sopra quota 15,75-16 euro in questa giornata di forte rialzo e di forte positività che si registra sulla nostra borsa, il titolo da lì effettuerebbe tecnicamente un effettivo pullback ribassista, quindi potrebbero ripartire le vendite, anche il WTI, lo vedete, ne abbiamo parlato prima, sta effettuando un potenziale pullback ribassista della trend line dinamica violata di supporto, fino a quando siamo sotto sicuramente i 54 e prima ancora. Se si rispetta questo livello dinamico di 52,50-52,20, il petrolio potrebbe iniziare a correggere pesantemente, andando poi anche a violare successivamente questo livello. Al contrario, qualora dovesse esser negata tale livello di resistenza oramai dinamico, il titolo potrebbe riportarsi verso i livelli di massimo di questo mese, quindi 53,90-54 dollari al barile, e successivamente, se violasse questo livello, metterebbe a segno una potenziale inversione di tendenza. Ecco perché, siccome Eni è impostata tecnicamente un po' diversamente da altri titoli, la stiamo ancora monitorando, mantenendo una posizione short speculativa di breve, con ovviamente uno stop molto stretto e un target intermedio interessante verso i 14,30-14,40 euro. Dove fra l'altro, guardate se ci fate caso, transita anche il super trend che ha dato segnalazione di acquisto, come il trailing stop del super trend. Che ha dato segnalazione di acquisto il giorno 22 quando Mario Draghi ha varato questo piano quantitative easing europeo. Abbiamo parlato di Eni, parliamo di Saipem, siamo ancora purtroppo sotto i 9,15-9,10 euro,
Per il momento quello è il livello da monitorare. Sulla forza, se il titolo dovesse riuscire a rompere 9,10 euro, 9,15 euro nella prossima settimana, allora partirebbe anche su Saipem una seconda ondata di acquisti molto, 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 molto brusca. Per il momento il titolo sta stabilizzando al di sotto del livello di resistenza. La tenuta importante da seguire sul titolo Saipem è del dinamico di breve, del supporto dinamico passante adesso in area 8,15-8,30 euro, questo livello di prezzo, lo vedete, 15,30. Fino a quando il titolo si manterrà al di sopra di questi livelli non è da seguire di nuovo, non è da servire al ribasso. Al contrario, il cedimento di tale livello dinamico potrebbe produrre una seconda accelerazione, una prosecuzione, scusate, del trend ribassista di medio lungo, che già ha caratterizzato tutto l'andamento del secondo semestre 2014, come tutti gli altri titoli energetici anche a livello globale. Se prendete tanti titoli del comparto energetico, vedete che tutti hanno purtroppo con questa configurazione grafica altamente ribassista. Chiaramente Saipem, correlata all'andamento del barile, del petrolio, non poteva che registrare nel medio lungo questo forte deprezzamento. Ricordate che, voglio ricordarvi che prima di maggio, nel periodo di maggio-giugno 2014, il titolo era sopra anche i 20 euro per azione. Guardate adesso dove siamo. Non riusciamo neanche a rompere i 9 euro al rialzo. Quindi capite bene che si stanno probabilmente scaturendo delle potenziali dinamiche di accumulazione qui sui minimi tra 7 euro e 9. Però un livello interessante da violare nel breve termine sarebbe proprio 9 euro, 9,15 euro. La rottura di questo livello statico di resistenza produrrebbe una seconda fase di accelerazione rialzista, tale da farci attendere un retest della resistenza dinamica di medio-lungo termine, passante a oggi in area 11,20-11,25. Lì chiuderei e servirei di nuovo il sottostante, stante la situazione ancora poco chiara sul prezzo al barile. Detto di Saipem, che vi ricordo ancora di monitorare con un'ottica moderatamente ribassista e non rialzista, almeno per la chiusura di questa settimana, passiamo ad analizzare le utilities. Abbiamo in portafoglio Enel Green Power, ancora short. Parliamo prima di Enel, la prima, ricordo Enel per capitalizzazione, un titolo che pesa più del 10% sulla composizione del nostro indice paniere, quindi va analizzata, è uno dei titoli di tutto rispetto da seguire. Interessante quello che sta mettendo a segno oggi, un retest dei massimi della settimana. Il titolo darebbe segnalazione rialzista, una reale segnalazione rialzista, solo con la rottura dei 4,10-4,08 euro, non prima. I record raggiunti, ricordate il 26, lunedì 26 di gennaio, il titolo ha raggiunto questo livello 4,08. Se effettivamente non riusciamo nella prossima settimana sul titolo della pubblica utilità a ritornare sopra quel livello di prezzo, non abbiamo un forte e convinto segnale rialzista. Importante, nel breve, effettivamente adesso ha registrato un minimo da cui è partito un rimbalzo, ha registrato un minimo da cui è partito un forte rimbalzo, è questo, in area 3,75. Per il momento il supporto è lì. Fino a quando nel breve termine Eni e Enel si manterrà ai prezzi attuali, non è da proseguire con le vendite. Ritornerei in short selling sul titolo se cedesse quota 3,75, ma stento a credere che possa accadere con un future FTSE 1000 sopra i 21.000 punti. Dovrebbe essere negata la dinamica complessiva del listino e ovviamente io non me lo auguro per tutti noi. Andiamo ad analizzare nel Green Power che abbiamo in portafoglio, ancora in short selling, vedete è il sesto peggior titolo dell'indice oggi, sta effettuando un retest della resistenza dinamica di medio lungo. Lo vedete tecnicamente, stiamo ritestando quota 1,80, 1,81,5 e per il momento sta rispettando la dinamica di medio lungo ancora fortemente ribassista. La seconda accelerazione ribassista avverrebbe con una conferma al di sotto della resistenza attuale. Se effettivamente si chiudesse la settimana sotto quota 1,80, quindi in area 1,79-1,78,5, quella sarebbe a mio avviso un forte segnale di prosecuzione della fase ribassista, tale da portarlo nei primi giorni della prossima settimana anche verso i minimi registrati questa settimana, cioè verso quota 1,70-1,71 euro. Quindi Enel Green Power ancora short, moderatamente ribassista, fino a tenuta della resistenza dinamica che stiamo appena impattando. Lo stop loss dov'è? Sopra quota 1,85. Se effettivamente il titolo va a violare quota 1,85, stop and reverse delle posizioni, perché vedete ha tanta strada da fare al rialzo. Tecnicamente è questo il titolo.
se effettivamente si andasse a violare quota 1,85 al rialzo, lì si stoppa lo short selling in portafoglio e si va in reverse comprando sulla forza e andando a cercare rendimenti opportuni almeno fino ad area 1,95 nel breve. Poi bisognerà attendersi la solita dinamica di ritracciamento per effettivamente capire se il titolo è realmente ripartito verso l'alto oppure no. Detto ciò, abbiamo visto le prime utilities Enel e Enel Green Power, vado ad analizzare anche A2A, che purtroppo, lo vedete, nonostante il bel rimbalzo che ha messo a segno, il bel recupero che ha messo a segno tutto il comparto delle utilities nelle sedute di ieri, nella seduta di ieri e dell'11, comunque purtroppo è ancora al di sotto di quota 0,87 e 0,875. Quello è il livello che stiamo monitorando, abbiamo molti allarmi sulle nostre piattaforme su tale livello. Se A2A riuscisse nella prossima settimana a violare al rialzo quest'area di grande congestione che ne caratterizza l'andamento dal lontano ottobre 2015, 2014, il titolo potrebbe effettivamente accelerare bruscamente al rialzo e riportarsi in tempi brevi anche sopra quota 0,93-0,935. Il livello target operativo, a mio avviso, per il titolo è il raggiungimento dell'euro per azione. Quello sarebbe un reale target ambizioso da imporsi per il posizionamento long qualora riuscissimo ad assistere a una rottura confermata di tale livello di prezzo. 0,77, 0,87, 0,875 è un livello di prezzo che vedete chiaramente. Ha tenuto, sta spingendo, sta comprimendo sempre le quotazioni, la congestione si sta stringendo sempre di più, lo vedete, al ribasso abbiamo 0,81, 0,825 come supporto, al rialzo 0,875. Se si va a violare questo livello al rialzo, occhio che il titolo parte seriamente. Detto ciò, andiamo a vedere, ho parlato delle utilities, parlato degli energetici e dei bancari, adesso sposto un po' il mio interesse sui titoli industriali del paese. Parlo di Finmeccanica in primis e poi Atlantia, che si mantengono fortemente a rialzo. Oggi perché parlo di Finmeccanica e di Atlantia? Perché oggi le industrie sono un po' vendute. L'abbiamo visto, Finmeccanica perde un modesto 1,5%, ovviamente sono minusvalenze caratterizzate da realizzi sul titolo, lo vedete, il titolo oramai è a prezzi strabilianti, abbiamo anche rotto a rialzo i 10 euro per azione. A mio avviso, nel breve monitorerei la tenuta del supporto dinamico passante a oggi sopra quota 9,50 euro. 9,50 euro, 9,60 euro funge da supporto e quindi da trailing stop dinamico se lo avete in portafoglio da tempi interessati, a prezzi interessanti. Se avete comprato il titolo sopra gli 8 euro in area 8,850 euro, il livello di uscita, a mio avviso, per il momento è quello. Al contrario, monitorerei ancora, ecco, manterrei ancora in portafoglio e successivi target al rialzo, qui sono stimabili anche a sopra gli 11 euro per azione, i successivi livelli da raggiungere. Il titolo per il momento è stabile e si mantiene sopra i 10, quindi non c'è pericolo, ma monitorarlo è una vendita da fine settimana, nient'altro per il momento. L'indebolimento inizierebbe a dare problemi con la rottura dei 9,50 euro. Quello tecnicamente negherebbe tale rialzo di breve. Partito, lo vedete qui, da area 7,50, 7,30, il 7-8 di gennaio 2015. Dal 7 di gennaio il titolo è salito da 7,25 euro, ora siamo a 10, 10,15. Capite bene quanta sia stata strabiliante la performance messa a segno da questo titolo industriale del paese. Fra l'altro, titoli difensivi, questi sono titoli difensivi, eppure hanno messo a segno delle performance a doppia cifra in tempi brevissimi. Vediamo anche Atlantia, anche lei oggi registra una minusvalenza superiore all'1%. Per il momento non riesce a violare i massimi raggiunti questa settimana e arretra un po'. Io qui starei un po' più attento rispetto a Finmeccanica e monitorerei la tenuta dei minimi di questa settimana. 22,30 euro, 22,25 euro potrebbe far partire una dinamica correttiva che vedrebbe ritornare il titolo verso i 21,50 euro. Ecco, se effettivamente il titolo dovesse andare a violare questo livello di breve, 22,30 euro, 22,25 euro, potrebbe partire una dinamica discendente sul titolo. Lo vedete, l'impostazione tecnica è questa, è comunque fortemente rialzista nel medio termine, nel lungo, nel medio termine. Nel breve stiamo stabilizzando tra 22,25 e 23,20 euro in questo euro di range.
La rottura al ribasso del trading range che ne ha caratterizzato l'andamento in questa settimana potrebbe far parte di una dinamica di ritracciamento più interessante, tale da riportare il titolo anche forse sotto quota 21,50 euro. Quindi monitorerei, probabilmente uscirei dal titolo e attenderei una fase a prezzi minori, meno tirati, per ricomprare con la rottura di 22,25 euro se effettivamente si chiudesse la settimana lì sotto. Attenzione sul titolo Atlantia. Vedete, i volumi iniziano ad essere ribassisti. Ieri c'è stata una forte ondata di vendite, di scambi nella giornata di ieri, in totale decorrelazione rispetto al sentiment complessivo registrato su tutto il mercato. Ieri tutti guadagnavano, Atlantia invece ha perso poco, ma i volumi con volumi in molto aumento e oggi vedete la vendita si è ampliata. Il titolo sta perdendo l'1%, con un FIB che invece ne guadagna 1. Quindi interessante monitorarlo. Detto di Finmeccanica e di Atlantia, vado a vedere il settore lusso. Luxottica, frazionale, guadagna uno 0,10%, ma si mantiene molto molto solida e forte. Siamo anche sopra i 52 euro per azione. La rottura dei 49,50, 50 euro porterebbe la vendita sul titolo, farebbe partire un livello di copertura in short sul titolo. Prima manterrei in portafoglio e non mi preoccuperei più di tanto. Il successivo target al rialzo è in area 55 euro per azione, come livello psicologico, e quindi per il momento manterrei ancora le posizioni messe. Per comprarla, per seguirla al rialzo, mi attenderei un ritorno delle quotazioni verso l'area 50. Lì proverei a comprarla, lo stop è sotto 49,30, 49,40, dove effettivamente transita il supporto dinamico di medio-lungo. Ricordate, questi minimi siglati il 16 di ottobre, sono stati caratterizzati da quella fase di incertezza societaria, dalla uscita di Andrea Guerra, che è stata fatta proprio a metà ottobre, dalla società si sono susseguiti più amministratori, è stato mandato anche il successivo, dopodiché si è stabilizzato il flusso, il titolo, sono ripartiti gli acquisti, adesso ha il vecchio amministratore di Procter & Gamble e da qui il titolo avuta questa certezza di carattere societaria, è andato a chiudere prima il gap in area 40, si è stabilizzato per una decina di giorni su quel livello di prezzo, che era un livello di prezzo importantissimo nel 2014, e poi strappo delle quotazioni rialzista. Un euro debole sicuramente l'ha aiutato, loro hanno moltissimi proventi in dollari americani e questo palese rafforzamento del dollaro ha sicuramente giovato sull'andamento rialzista del titolo, come anche su tutto il comparto lusso. Non solo Luxottica, anche Tod's e Salvatore Ferragamo vale la stessa analisi. Li andiamo adesso proprio ad analizzare in breve, vedo Salvatore Ferragamo e Tod's e poi se ci sono domande in questi ultimi 10 minuti di quotazione, stavo dicendo, di analisi risponderò ai titoli di vostro interesse. Luxottica, arrivo subito, non ne ho parlato, andiamo a vedere Salvatore Ferragamo. €0,91 guadagna. Tempo di far arrivare i dati in piattaforma. Vedete Salvatore Ferragamo continua a essere stabile al di sopra del livello di nostro interesse. Fino a quando siamo sopra quota 25,50 euro non si vende, inizia ad esserci. Inizia ad esserci. Quota 25,50, 25,60 come livello di protezione. Ecco, io a mio avviso, lo vedete, il mio super trend, io che sto seguendo, coprendo i titoli anche a livello fondamentale di analisi, li seguo fino a 24,80, 24,90. Fin lì mi spingo, manterrei. Sotto quel livello verrebbe negata la totale ascesa rialzista messa a segno tra metà gennaio e oggi. Quindi occhio ai titoli del lusso. In fin dei conti, lo vedete tecnicamente, abbiamo raggiunto dei livelli di prezzo strabilianti. Praticamente il titolo Salvatore Ferragamo ha letteralmente annullato tutta la fase discendente molto critica che ne ha caratterizzato l'andamento nel 2014. Ora io lo monitorerei, i successivi target a rialzo abbiamo 27,50 euro, 27,65 come primo target a rialzo e successivamente se effettivamente riparte
l'euro contro il dollaro al ribasso, rompendo quota 1,12-1,11, e si dovesse riuscire a spingere in questo successivo trimestre verso la parità, allora Salvatore Ferragamo realmente va a rivedere i record storici raggiunti a fine 2013 verso i 30 euro per azione. Stessa storia vale per Tozze. Tozze ha più strada da fare, siamo a 92, ma qui si scende da 145 euro per azione. Io mi attendo adesso una prosecuzione dei rialzi fino a degli acquisti che potrebbe portare il titolo fino a quota 100 euro. Nel brevissimo, occhio che si inizia a stabilizzare e i livelli di minimo attuali di questa settimana sono ad 88,90-88,50 euro. Sotto quel livello di prezzo potrebbe partire una fase di correttiva sul titolo, per il momento non c'è. Quindi per il momento monitorerei supporto statico 88,50 euro. Al rialzo la resistenza è sopra i 92,50-93 euro. La rottura dei 93 euro produrrebbe una seconda accelerazione di acquisti, una seconda ondata di acquisti e quindi una seconda accelerazione del titolo al rialzo. 100 euro è il livello psicologico da raggiungere, non prima. Quello è il vero target di periodo. Monitoriamoli, vediamo anche IUX, siamo di nuovo a 20 euro. Guadagna in frazionale rialzo 0,65. Lo vedete, IUX tecnicamente ha messo a segno un pullback ribassista. Lo vedete, nonostante le giornate molto positive che sta vivendo il nostro mercato, i titoli del lusso non riescono a dare prove di forza strabilianti come hanno fatto nelle scorse settimane, probabilmente anche per una fase d'arretramento che sta caratterizzando il dollaro in queste ultime due sedute. Probabilmente anche perché si inizia a registrare una palese fase di ipercomprato pazzesca su tutti questi titoli, io inizierei ad analizzarli inizierei a prenderli con le pinze. IUX sicuramente ha ceduto il primo supporto dinamico di breve e per il momento non riesce a riportarsi sopra quota 20,50-20,70 euro. Solamente la rottura dei massimi raggiunti nel mese di febbraio, lo vedete il giorno 5, darebbe il via a un secondo segnale rialzista che potrebbe riportarlo verso la trend line di resistenza passante nella 22,50-22,25. Al contrario, il cedimento dei minimi di questa settimana, sotto 19,15, parte una fase correttiva molto forte, tale da riportare il titolo in tempi brevi verso i 17,50-17,30 euro. Allora, c'è Costanza e Andrea che saluto, che mi fanno due domande, tutti e due su UnipolSai e poi su Mediaset. UnipolSai per il momento, stante la situazione di forte acquisto sull'indice, essendo un titolo correlato all'andamento finanziario, abbiamo cercato di ridurre la nostra esposizione short e quindi anche se non ha rotto al rialzo i 2,53 euro, siamo usciti dall'operazione. Al momento, alla rottura dei 2,53 euro, si potrebbe andare long sicuramente sulla forza e monitorerei attentamente la tenuta del supporto dinamico di breve adesso. Vedete? Scusate, ve lo traccio tecnicamente meglio. Il titolo, vedete, tecnicamente è stato respinto dall'area di supporto di breve a 2,40-2,41,5. È rimbalzato, il mercato a livello... Il mercato a livello di indice finanziario, a livello di indice paniere sta salendo e il comparto che lo sta mantenendo a rialzo è il bancario. Essendo titoli finanziari correlati questi, abbiamo opportunamente ridotto l'esposizione su questo titolo. Al contrario, la rottura e un ritorno di nuovo sotto quota 2,40 farebbe ripartire le vendite sul titolo. Per il momento, siccome la situazione tecnica l'avete vista, è molto ci fa preannunciare una potenziale prosecuzione degli acquisti sul mercato e soprattutto sulle banche, si riduce l'esposizione sui titoli correlati ad essi. Nello specifico abbiamo ridotto l'esposizione chiudendo su UnipolSai, la rottura al rialzo di 2,53, anche 2,55 potrebbe produrre un'ulteriore accelerazione al rialzo e lì ci si potrebbe riposizionare nel medio lungo. Adesso andiamo a vedere Mediaset 4,06 euro, sta perdendo il 5%. Dati societari appena arrivati, non piaciuti al mercato. Lo vedete tecnicamente, qui abbiamo provato già a shortarlo più volte. Il titolo però,
si è fermato proprio su 4 euro per azione. Long speculativo, mi chiedeva Andrea. Senti, Andrea, la divergenza ribassista è molto pronunciata e si è configurata oramai. Vediamo come chiude la settimana. Io ho i prezzi attuali, long speculativo entrando adesso e con lo stop sotto quota 3,95. Quello sicuramente. Come tecnica uptrend io non posso entrare al rialzo adesso, lo vedete, abbiamo tre conferme, due conferme su tre di inversione. Pullback ribassista e affondo al ribasso nella giornata di oggi, volumi altissimi in vendita, divergenza ribassista, io non posso consigliare l'entrata, però nel breve, in stretto trading, si può provare a comprare adesso ai prezzi attuali lo stop sotto 3,95, il target sui massimi della settimana. Però ripeto, nel medio termine l'azione è da coprire più al ribasso che al rialzo. La riacquisterei solo con un ritorno verso quota 3,60-3,65. Fra l'altro, è stata trattata la vendita di FID di una parte del pacchetto azionario Fininvest di Mediaset nella giornata di ieri. Se non vado errato, è notizia di ieri pomeriggio, mi sa del 6,5%. Non voglio essere, non ricordo perché non ho letto, non coprendo il titolo, non mi sono informato sul titolo, sono sincero, però ricordo di aver visto una nota Reuters su quello e probabilmente per questo si sta proseguendo nella vendita. Aggiornatemi voi se trovate ulteriori notizie in merito. Tecnicamente il titolo ha fatto un perfetto pullback ribassista della trend line di supporto dinamica, non è riuscito a raggiungere i massimi del 2014 a 4,50, 4,45 e da lì si è arretrato. Oggi sta perdendo il 4,50. Vediamo, se va a rompere i 4 euro è un brutto segnale per il titolo perché lo porterebbe verso i 3,60-3,70 nelle sedute successive del mese di febbraio. Bene, se non ci sono ulteriori quesiti in chat io arresto la registrazione e vi do appuntamento alla sessione di oggi pomeriggio per chi ci segue in Trading Time, Forex e Valute, Forex e Indici, oppure vi auguro un buon proseguimento di giornata e sicuramente un buon weekend a tutti per chi ci segue solo nel solito commento tecnico di analisi mercati su Piazza Affari. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento quindi alla settimana prossima, per chi ci, ripeto, non ci segue nel pomeriggio, per tutti gli altri oggi pomeriggio dove faremo un'analisi attenta su tutti gli strumenti valutari per vedere anche come si chiude il quadro intermarket per questa settimana di contrattazione. Grazie a tutti da Antonio Olivieri, Pietro Pacello e tutto il team di Uptrend, arrivederci e a più tardi, per tutti gli altri buon weekend.